modo migliore per parlare di questa parrocchia, di questa chiesa, è partire proprio dal suo primo quadro, che si può vedere dietro l'altare, e proprio riguarda proprio il nostro San Giacomo, a cui questa chiesa è dedicata. Per parlare di questa opera abbiamo con noi il professor Luigi Pagliantini, che ci racconterà un po' di questo bellissimo quadro. Ciao Luigi. È bello della diretta. Anche a me è sempre colpito quando, entrando in chiesa, il quadro così che raffigura il personaggio centrale, San Giacomo. San Giacomo, te che sei appunto il Don, ma non è il fratello di San Giovanni? Dovrebbe essere un uomo portatore di pace, mi viene da dire. E invece questo quadro schiaccia degli uomini. Allora, perché ho studiato, cioè nel senso che anche a me è curiosito, non è possibile che un discepolo di Gesù sia qui rappresentato a cavallo con una specie di spada, di bastone in mano, a fare che cosa? E allora in realtà questo San Giacomo è chiamato San Jacopo Matamoros. Matamoros è una parola un po' forte, perché vuol dire ammazza i mori, no? Quindi i saraceni, gli arabi. Quindi sale la rappresentazione, è un evento che è capitato intorno al 900, fine 800-900. Siamo nelle Asturie, in Spagna c'è il califfato di Cordova che sta montando a conquistare praticamente tutta la Spagna. Allora siamo arrivati quasi al santuario di Compostela, a San Giacomo, e quindi siamo in prossimità di qualcosa di prezioso. Ed ecco allora che effettivamente gli asturiani, che avevano grosse difficoltà a tenere questi arabi che montavano vincendo, stravincendo, quando è apparso esattamente questo. E allora mi dirai, ma come sarebbe a dire, ma chi sono allora quelli di sotto? Quelli di sotto sono esattamente i mori, cioè Matamoros, come appunto dice il quadro, cioè gli arabi che sono sconfitti e che lo riesce in qualche modo a fermare, e da allora riparte la reconquista che arriverà a riconquistare praticamente il cristianesimo tutta la Spagna, ma ci vogliono ancora 600-700 anni dopo. Quest'opera è della fine del Settecento, quindi siamo a cavallo fra il barocco e il neoclassicismo, quindi c'è ancora un po' di pomposità genovese in questa opera di Carlo Giuseppe Ratti, un autore appunto che ha saputo legare bene questa rappresentazione un po' pomposa, tipica del barocco, con quella più realistica, che è un po' il neorealismo successivo, che dà la raffigurazione, il dramma di questi condannati ad essere sconfitti, che si rivolgono al cielo. Ti voglio raccontare una piccola curiosità. Ti porto via un pizzico di tempo. Cioè, questo quadro è stato sbagliato. Cioè Giuseppe Ratti gli ha detto, tu fai un quadro di queste misure, e lui ha fatto un quadro di queste misure, se non che coloro che avevano ordinato il quadro avevano ordinato anche la cornice ad un altro e gli avevano dato 20 cm di più alla cornice. Quindi quando si è andato Giuseppe Ratti a mettere il quadro lì, gli mancava un pezzo in quella maniera, e allora si vede una riga sopra gli angioletti lassù in alto che è stata aggiunta successivamente, ricucita da Ratti stesso e poi ridipinta per riportare il quadro alla dimensione della cornice. Non si erano capiti quindi in pratica. Non si erano capiti. Ma non è soltanto un problema di allora, continua ancora. Esatto. Questo quadro è inserito in un presbiterio, che è una zona dove ci sono altre strutture, come ad esempio quest'altare. Di che epoca è quest'altare? Settecento, siamo nell'epoca appunto del barocco genovese, tipica proprio del barocco genovese, gli altari marmori, ricchi, un po' pomposi anche questi, però eleganti. Bellissimi, bellissimi altari, che da dopo il concilio non vengono più utilizzati perché sostituiti da altri altari, un altare rivolto verso il popolo. Un altare che in questa chiesa sembra quasi posticcio, perché sembra non centrare niente. Invece ti raccontavi prima che ha tutta una storia questo altare. È un sarcofago, direi. Ma raccontaci un po' meglio di quest'opera. E qui dietro c'è proprio la lapide che ricorda questo evento. Dal nobile sarcofago del 1400
97 è diventato un nobile altare dedicato appunto a San Giacomo, dice la lapide, dal vescovo di Genova Tomasini, che era appunto presente in quella data, esattamente nel 1997. Quindi era un sarcofago. Sarcofago cosa vuol dire? Vuol dire che doveva contenere dei cadaveri. In realtà appunto la famiglia dei Guasco avevano fatto fare questo sarcofago perché ci potesse stare appunto suo papà e sua mamma, Antonio e Gismondina Guasco. E noi dove abbiamo a prendere queste notizie? E ci manca un pezzo nel posizionare qui questo sarcofago, che una volta era in fondo, me lo ricordo appunto negli anni 60 del secolo scorso, era laggiù in fondo e aveva alla base esattamente quello che sembrerebbe una traviazione adesso perché è messo in alto, no? Ed è appunto la dedica in cui si parla appunto che questo è dedicato appunto a Antonio e Gismondina e Guasco dai propri figli, e c'è una data precisa che ci fa capire la collocazione di questo di quest'opera d'arte, perché tale è 1497, 22 di novembre. Quindi ci fa capire che è un'opera rinascimentale, non è semplicemente così un qualcosa di posticcio come il potere. E dove si trovava questo? Si trovava esattamente alla base del sarcofago, quindi doveva sorreggerlo, sollevarlo. Questo sarcofago che ha una rappresentazione notevole, fra l'altro, no? Chiaramente caratteristica proprio di un altare, e sta benissimo infatti come altare, niente affatto posticcio. Senti, lo direi tu, cosa rappresenta questo nell'altare? Quasi un peccato coprirlo. E c'è il Cristo risorto che abbiamo al centro, che esce proprio dal sepolcro con i simboli della resurrezione. Il drappo della resurrezione. E poi accanto mi sembra che siano due angeli, giusto? Esatto, due angeli che sono un po' strani perché hanno un atteggiamento un po' particolare. Quello che c'ha una banda che sembra appunto raccontare una storia. Quest'altro invece c'ha la colomba dello Spirito Santo che lo illumina, che quasi quasi sembrerebbe tipico di un'annunciazione più che di una resurrezione. Però così collocati insieme ci indicano chiaramente un messaggio, come è scritto: Gesù risorge, anche tu e anche voi che qui sepolti risorgerete. Bellissimo manufatto, in questa chiesa sono contenute tantissime altre bellissime opere che andremo a scoprire insieme. Tra le varie opere che possiamo trovare in questa chiesa ce n'è una un po' strana che mi ha colpito già dalla prima volta che sono venuto in questa chiesa, un'opera che sembra quasi, non so, non si capisce bene se sia un cartonato, se sia di legno, spiegacela un po', Luigi, cosa sarebbe quest'opera? Perché è stata applicata questo? È veramente un pezzo di cartone, cioè in pratica quello che noi vediamo finto a legno è il fondale delle riproduzioni, delle figurine, no? Dei panini, no? Delle figurine dei singoli santi che una volta assemblavano insieme un quadro di stile tardo gotico. Siamo nel 1478. L'autore Manfredino Bausilio di Castelnuovo Scrivia, quindi piuttosto attivo e famoso nella zona, e ha costruito questa struttura di stile appunto tardo gotico, lo si riconosce proprio dal fondale d'oro, no? Totalmente scomparso poi nei quadri rinascimentali, basta vedere altri quadri qui della chiesa, proprio perché dovevano mettere in risalto maggiormente la sacralità loro e delle personaggi che venivano ad essere rappresentate. Rappresenta appunto la Madonna, la Maestà in trono, circondata da santi, e in alto ecco il baldacchino e San Giacomo. Un San Giacomo totalmente diverso da quello che abbiamo visto sull'altare maggiore. Qui è un San Giacomo classico, cioè il protettore particolare dei pellegrini, quindi che ha infatti il bastone viandante, poi anche però una lettera e un libro in cui appunto è la Sacra Bibbia. Quello che è curioso è che questo stile particolare, neogotico, che a me non piace tra l'altro, no? È tanto gotico, è fatto da un autore che era
alla pace all'epoca e quindi addirittura fu chiamato dai Visconti Sforza a Milano alla fine della sua carriera per lavorare al Castello Sforzesco. Guarda caso, lì a Castello Sforzesco di Milano, chi ti becca, chi ti incontra? Il signore Ausilio. Si incontra niente meno che Leonardo da Vinci. Cioè l'epigono, il più grande autore, l'artefice del Rinascimento, si incontra, lavorano insieme nello stesso periodo con l'ultimo epigono del tardo Novecento. Oggi questa struttura non è facile ricostruire, anche cioè una delle cose che mi sono chieste, ma perché è ridotto in questa maniera, fatto come ho detto prima, come se fossero delle figurine, no? Perché vedi, inizialmente era sull'altare maggiore. Ora, se tu leggi le dimensioni delle quadrettine, c'è scritto che era largo 3 metri e alto 3 metri e 10. 3 metri sono tanti. Allora, quando hanno ricostruito di dietro il coro e c'erano appunto i monsignori, no? Che non riuscivano a vedere né a farsi vedere con questo davanti, e allora l'hanno svenduto e quindi è stato smembrato, addirittura alcuni pezzi sono diventati delle ante di armadi. Finalmente nell'Ottocento è stato ritrovato e adesso si trova appunto ricostruito in questa maniera, ma non sempre originale, addirittura qualche pezzo manca, come vedi quella parte era sul cima più piccola, e si trova appunto nell'Accademia Linguistica di Piazza dei Ferrari a Genova. Molto interessante. E sul basamento chi sono? E sono appunto tutta una serie di santi che correlano appunto anche con gli altri verticali, le devozioni tipiche appunto del 3-400, l'epoca appunto del tardo gotico, e che rappresenta ancora l'insieme del paradiso e naturalmente anche i santi protettori delle varie cause. Okay, la peste, diciamo San Sebastiano di là, e così altri, San Rocco, eccetera, che sono chiaramente prima del 1400 come santi, come vita, e che si ritrovano poi qui insieme agli apostoli e agli evangelisti. Un'altra bellissima opera contenuta proprio nella nostra parrocchia di San Giacomo Maggiore a Gavi. Abbiamo ora qui con noi Francesca Regoli, restauratrice, professionista quindi nell'ambito proprio del restauro dei beni artistici e architettonici, che adesso ci racconterà un po' di ciò che ha fatto. Mi sembra di aver capito, Francesca, che tu abbia collaborato per quasi tutte le opere che sono contenute, anzi mi hai detto per tutte le opere eccetto le mura. Raccontaci un po' la tua esperienza. Sono stata fortunata, perché io ho visto questa chiesa da quando appunto ero piccola e quindi l'ho vista degradata, sporca, e sapendo che quando mio papà faceva questo lavoro mi dicevo chissà se domani si riuscirà a rimettere in sesto questa chiesa. Ed è stato poi il mio primo cantiere di partenza. Mi ho iniziato a restaurare tutti i soffitti delle navate laterali, perché erano tutti danneggiati dalle filtrazioni di acqua che provenivano dal tetto che era stato rimesso a posto, e quindi sono state tutte ripulite e risanate. Gli angoli erano praticamente tutti rovinati, addirittura alcuni soffitti non avevano metà decorazione ed è stata ripresa tutta sulla base dell'altra metà che era speculare, quindi uguale, ripetitiva. Ci sono delle parti che sono state rifatte e ho difficoltà anch'io a ricordarmi quali ho rifatto, quindi vuol dire che sono state fatte abbastanza discretamente. E ogni soffitto ha una storia, per esempio simpatica potrebbe essere la storia di questo soffitto, che è stato forse uno degli ultimi, è stato fatto intorno al 1920, perché la santa rappresentata, Santa Teresina di Lisieux, è stata raffigurata, è stata beatificata, poi santificata anche quel periodo lì. E quindi questo pittore, che si chiamava Luigi Gambini, venne incaricato per dipingere quella volta in quel periodo lì, perché era stata appunto santificata questa Santa Teresa, Santa Teresina della Teresa. Luigi Gambini è figlio di Rodolfo, un pittore che aveva creato una bottega molto rinomata e famosa, ha lavorato tantissimo nell'Alessandrino. E a Rodolfo è attribuito tutto il ciclo pittorico che vediamo nei soffitti del presbiterio. Ora, questa parte del presbiterio era completamente ridipinta di grigio,
e siamo stati chiamati nel 2007 perché c'era un'infiltrazione di acqua dal tetto, quindi il parroco aveva detto mettiamo un po' a posto quell'angolo là perché si vedono tutti i sali e mi dà fastidio. E nel momento in cui noi siamo saliti per risanare quella volta, abbiamo scoperto che sotto c'era del colore. Quindi facendo anche una ricerca d'archivio, abbiamo scoperto che c'era stata la volontà di nascondere queste pitture perché si pensavano brutte. E quindi negli anni 50 le avevano ricoperte di una tinta. Quindi noi abbiamo lavato, pulito, grattato e riportato in luce queste pitture. Quindi la raffigurazione del quadro Evangelisti e la scena della Pentecoste che stanno dietro il tavolo. Quindi un bel recupero. E stessa cosa anche per la navata centrale, dove l'infiltrazione aveva rovinato tutte le lunette in prossimità delle finestre. Quindi questo è un recupero che è stato fatto sulle pitture murali. E ancora più interessante potrebbe essere il recupero di quell'affresco, la Madonna della Misericordia. Mentre stavo restaurando quel soffitto, c'era un lenzuolo che era attaccato a quella parete, ma era lì da 20 anni. Il parroco di allora, Don Angelo, mi disse prova un po' a vedere cosa c'è dietro quel lenzuolo. E facendo una prova di distacco abbiamo scoperto che sotto c'era un affresco proprio romanico. Perché era stato coperto dal lenzuolo? Perché lo volevano strappare. Si usa come tecnica per gli affreschi lo strappo della pittura per poi riportarlo su un pannello. Quindi di quell'affresco che noi vediamo adesso sul muro volevano farci un quadro da vendere, da portare via, non lo so. Perché dico da vendere? Perché in realtà queste pareti che vediamo oggi spoglie della chiesa in pietra gavina erano ancora nel 950 tutte ricoperte da degli altari e degli stucchi. Oggi rimangono superstiti solamente 3 altari, che sono quello della Madonna del Rosario e 2 che sono in fondo le navate laterali. Però in origine tutte le pareti avevano degli altari. Se voi guardate bene si vedono i segni nella muratura di dove erano le paraste in marmo. Sono stati venduti questi altari, li possiamo notare, li possiamo ritrovare nelle chiese vicino, Tramontana e Bosio, conservano degli altari che appartenevano alla chiesa di San Giacomo. Questi quadri che noi oggi vediamo appesi facevano parte di questi altari. Per esempio questo, attribuito a Bernardo Castello, che è un pittore famoso genovese, padre del più famoso Valerio, era il quadro del comune. Infatti vediamo nel dipinto lo stemma del comune di Gavi, ma lo vediamo anche sopra, nella parte, diciamo, interdosso dell'arco, dove ci sono ancora i due stemmi. Quindi questo è l'altare. Qui al centro ci sarà stato l'altare. Era dedicato proprio nel comune di Gavi. Poi a fianco abbiamo altre tele. C'è Pietro quando sente il gallo che canta, questa è di autore ignoto. Poi abbiamo invece Gian Battista Paggi, che è un pittore del 500 genovese molto importante. Là abbiamo il Battesimo di Cristo di Lazzaro Calvi, un altro pittore genovese del metà del 500 che ha dipinto a Genova al Palazzo della Prefettura. Poi abbiamo quello che doveva essere il nostro politico, che ormai è conservato all'Accademia Linguistica. Questo, come dicevo prima, è uno dei 3 altari superstiti in marmo, che non è stato smembrato anche perché era più ricco e la statua non è stata portata via perché era troppo pesante. La figura la Madonna del Rosario e tutto intorno ci sono dei dipinti che rappresentano appunto i misteri e sono su rame, quindi anche questa è una cosa un po' particolare. E poi ci sono qua e là dei frammenti di quelli che erano gli affreschi romanici di cui sicuramente la chiesa doveva essere ricoperta. Vediamo un piccolo frammento lì con una freccia, quindi quello doveva essere sicuramente San Sebastiano. Poi abbiamo di nuovo San Rocco e San Sebastiano in fondo della chiesa. E poi abbiamo, oltre alla Madonna della Misericordia che ho citato prima, 4 figure di santi nell'arcata maggiore del presbiterio, che separa il presbiterio dalla navata, dal transetto e poi dalla navata. Una curiosità, se mai ci saranno domani dei fondi, nel tamburo, diciamo, della chiesa sono sicuramente nascoste delle pitture sotto. E lo vediamo perché, se guardate con attenzione, ci sono delle macchie che sembrano di umidità. Invece in realtà
sono delle decorazioni a foglia oro che hanno reagito nel tempo diversamente con l'umidità. Se voi vedete, si vedono dei disegni che sono ripetitivi, che sono la decorazione che c'è sotto. Si intravedono quattro torri, adesso ne prendiamo due, ma ci mettiamo un po' l'altro, che sicuramente devono contenere dei disegni che sono stati coperti con lo stesso criterio con cui è stato coperto il soffitto del presbiterio. E quindi speriamo di recuperare anche questi. Grazie Francesca per averci fatto conoscere queste bellissime opere e grazie anche per il lavoro di restauro che fai. È un lavoro importante perché conserva tutto il nostro patrimonio artistico e storico e culturale. E Francesca non è soltanto restauratrice, ma fa parte anche assessore ai beni culturali del Comune di Gavi. Quindi un altro ruolo molto importante per la nostra cittadina. E chissà che magari non riusciamo anche a incontrare il sindaco per chiedere anche lui due notizie e intervistarlo un po' su Gavi, dove lui è anche cresciuto. Assolutamente sì, ne sarà anche contento. Proviamoci. Anche questa volta siamo giunti al termine e vi aspettiamo nella terza e ultima parte.